Buongiorno a tutti, ciao, bentrovati o ben ritrovati se siete qui spesso. Intanto ricordo rapidamente, io sono Nicole, sono insegnante di numerologia esoterica e durante questi brevi video diamo un'occhiata all'energia della settimana secondo la numerologia esoterica, ossia guardando il numero che indica l'energia che questi 7 giorni vivremo più intensamente, ma in associazione a questo numero diamo un'occhiata anche all'I Ching, all'Aura Soma, che è un sistema del colore, quindi ci permette di dare una visione anche da quella prospettiva, e quando riesco anche i tarocchi. Oggi, per esempio, daremo comunque un'occhiata a una delle carte dei tarocchi degli arcani maggiori. Comincerei immediatamente, così entriamo subito nell'energia. Questa settimana, quella nella quale stiamo per entrare, è l'energia del 29. Il 29 si riduce in 11 e poi in un 2, sempre perché sommiamo le cifre, quindi 29, 2 più 9, 11. L'11 non è ancora ridotto al massimo. Quindi facciamo 1 più 1 e abbiamo il 2 alla fine. Cosa ci dice questo numero, questa energia nella quale entreremo la prossima settimana? È un'energia forte, è un'energia che parla della possibilità di contattare una grande saggezza che vive in noi, che ci accompagna, perché comunque essendo un numero che contiene il 9, il 29, il 9 è il numero di una grande, che rappresenta la saggezza, perché il 9 sa, il 9 è l'ultimo numero del ciclo, quindi porta la saggezza di tutte le esperienze dei numeri precedenti. È infatti anche associato all'anima come numero, perché il cammino che ha fatto nei numeri precedenti è proprio legato al contattare la sua verità interiore, per cui il 9 è un po' arrivato in questo senso, porta questa grande saggezza. Però si trova a lavorare con un 2 e il 2, se ricordate, nella sfida tende a far fatica a, diciamo che mette in dubbio, ecco, cioè nonostante ci sia una grande saggezza che il 9 ci dà, quindi ci dà l'opportunità di contattare, il 2 tende a dubitare, tende a voler rallentare, magari anche a farsi un po' condizionare da quello che è il contesto, le persone che incontra. E il 29 invece ci dice, allora, in teoria dice prova, prova e prova ancora. In realtà mi piace l'idea più che di dire prova, di dire credici, cioè credi veramente in te stesso, credi, 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 non smettere di credere, non smettere di mettere energia in quello che senti, che suona. È proprio il punto che qui abbiamo la possibilità veramente di portare avanti questa energia, però non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo fermarci alla prima difficoltà, che molto spesso, e questa è caratteristica più dell'11, è legata al fatto, dunque, l'11 ha una grande qualità, che è quella di, dunque, sono 2-1, quindi possono essere o due personalità a confronto, quindi in conflitto, oppure può essere un canale. Quindi, se stiamo nell'energia del canale, permette di fare entrare delle intuizioni, delle comprensioni. A volte viene detto che è il profeta l'undici, ma che cosa vuol dire questo? Che sei il primo a vedere qualcosa, quindi è fondamentale che non aspettiamo di avere conferme da parte degli altri, perché gli altri non possono avere la nostra visione, siamo i primi, per cui è importante avere la consapevolezza che non verrai capito. E invece troppo spesso l'11, il 29, 11, 2 tende ad aspettare di essere compreso, ad aver bisogno di essere capito, e questo purtroppo non accadrà. Per cui se lascia che queste energie lo influenzino, purtroppo rallenterà moltissimo. E invece appunto qua ti dice no, provaci, continua, continua a lavorare su questo. Il discorso del prova non mi piace molto perché, come insegna il buon vecchio Yoda, non esiste provare o fare o non fare. Quindi in realtà è proprio importante che noi agiamo, anche perché, beh, lo vedremo nell'Aura Soma, la bottiglia di Aura Soma dà una bella spinta anche in questo senso, anche solo per il nome della bottiglia. Però rimanendo adesso sulla numerologia, quindi attenzione a non cadere nell'aver bisogno di essere capiti dagli altri, perché la visione è la nostra e dobbiamo portarla avanti noi e fidarci noi di questa. E in più spesso capita che sempre l'undici soprattutto abbia delle aspettative molto alte. Considerate che vuol dire l'undici, ma
se lo porta anche il 29, come tutti i numeri che si diventano un 11 in realtà. Però il punto è appunto che qui le aspettative, essendo tanto alte, a volte si cada nel decidere di rinunciare. E questa è la più grande sfida che il 29 si trova a incontrare a cadenza regolare. Invece no, cioè qua ti viene proprio chiesto di credere veramente in te stesso. Quindi riuscire a contattare l'energia dell'anima, del 9, quindi riuscire a contattarla e a credere in quello che ci sta dicendo. Perché il contatto qui c'è. È proprio questione di mettere noi l'energia nel portarlo avanti. E tra l'altro considerate che il 29 ha anche un'aspirazione molto alta, quindi se non cade nell'aspettativa troppo alta, in realtà può diventare il numero in cui nasce la luce. Ma perché nasce questo grande contatto? Infatti, tra l'altro, Li Ching è il numero, allora, l'esagramma si chiama l'abissale, associato all'acqua. Praticamente perché l'acqua? L'acqua è associata alle emozioni. Allora, qui siamo nel 2, quindi nella ventina. Quindi c'è il 29, 11, 2 comunque di nuovo. Le emozioni qui sono molto forti, molto intense. Il punto è che qua l'abissale vuol dire che possiamo entrare nelle acque più profonde, quindi in emozioni molto forti che o possono, cioè a un livello ci allontano dalla luce, perché quando sei nell'abisso sei nel buio, a un livello. Però il punto è che arrivando all'abisso, arrivando a questa energia, possiamo o sentirci separati dalla luce, e tendenzialmente quello è il gioco fondamentale per invece farci riconnettere, oppure appunto riconoscere la parte animica che è in noi. Cioè il movimento della vita funziona, che noi più andiamo a fondo più risaliamo, più il movimento è un movimento, cioè la vita è un'onda, è una vibrazione, quindi non è che rimaniamo calma piatta, c'è sempre questo movimento, e più i picchi sono profondi più saranno alti e viceversa. Per cui il fatto di contattare l'abisso ci permetterà poi anche di risalire molto in alto, per questo la nascita della luce. Quindi va bene che ci siano questi aspetti di emozioni, però non rimanere aggrappati a questa, legati all'emotivo e intrappolati a un livello. Al contrario, riconoscerla come un passaggio necessario per contattare la nostra verità interiore e credere in questa. Quindi il pericolo, dice Li Ching, è che queste emozioni ci possano portare alla rinuncia, ma questo appunto praticamente lo diceva anche la numerologia, quello che vi accennavo prima, per cui qua dobbiamo scegliere di non rinunciare, cioè quando le emozioni comandano, diciamo, noi perdiamo completamente la capacità di essere lucidi, anche nel ragionamento, ma non solo, cioè proprio... Se le acque sono in tempesta non possiamo vedere, pensate all'acqua di un lago, in un lago l'acqua se è calma è completamente trasparente, noi vediamo perfettamente il fondale, al contrario in un oceano in tempesta non vediamo sotto, quindi se le emozioni sono estremamente forti, intense, non riusciremo a vedere oltre, a vedere la luce, quindi non ci sarà la lucidità mentale, perché quando parlo di mente... Io ci sono due possibilità. Allora, la mente o è l'intelletto, lo definiamo così giusto per dare una distinzione, che è la mente logica, che è quella molto umana, detta anche la piccola mente, quella che troppo spesso ci parla, ci dice cosa dovremmo fare, cosa sbagliamo, ci massacra molto spesso, o comunque quantomeno ci tiene sempre compagnia, mai zitta. Al contrario, però, esiste la mente che il Buddha chiamava la mente diamante, cioè quella mente che è a servizio dell'anima, quindi non dice lei che cosa fare, ma è ricettiva e lascia che la luce dell'anima passi attraverso la mente e porti poi ad agire, a fare ragionamenti, scelte, basati su quello che l'anima le ha portato a cogliere. Quindi le emozioni sono, se sono un turbinio pazzesco, metteranno la mente nella condizione di non essere in grado di essere ricettiva e quindi far passare la luce. Al contrario, se invece riusciamo a riconoscerle e a non farci coinvolgere completamente, un pochino alla volta riusciremo sempre di più in realtà poi a contattare e a utilizzare la mente in modo funzionale, quindi a servizio dell'anima piuttosto che lei a decidere e a fare. Sempre Li Ching qua ci parla di
non cercare di trovare noi delle soluzioni alle situazioni, non cercare anche, per esempio, nella situazione di difficoltà, dice magari quando tendiamo a rinunciare, magari si può volere anche solo di avere un po' di sollievo, cioè sono stanca, datemi un po' di sollievo, oppure cercare di tornare alle comodità dei bei vecchi tempi passati, che a volte si tende anche a questo, a dire si stava meglio, non si stava peggio, tutte queste mezze modi di dire, o ai miei tempi non accadeva, con queste forme mezzo poetiche, che poi quando ci sei dentro sono sempre uguali, cioè il punto è proprio cercare di non focalizzarsi sul voler tornare lì, perché è sempre quella tendenza che noi abbiamo, che ha l'ego poi, di voler lui decidere qual è la soluzione ottimale per uscire da una situazione di difficoltà. E quindi Li Qing dice che solo grazie al disimpegno costante riusciremo ad arrivare a una vittoria. Disimpegno si intende proprio non bramare una soluzione specifica, non, tutte queste caratteristiche che dicevo prima, il sollievo, lasciare stare tutti questi aspetti qua. Perché l'energia in realtà qui dobbiamo investirla e metterla nel cercare di evitare il conflitto interiore, cioè lasciarlo da parte. Ricordate il 2, cioè i 2-1 dell'11, c'è intensamente questo conflitto, però a dispetto delle aspettative o delle apparenze anche, che magari ci troviamo in situazioni appunto non così semplici, il punto è che esiste una via che porta fuori dalla situazione di difficoltà, dal pericolo di cui parlava prima Li Qing, cioè vi parlavo io prima, perché qui il punto è di riuscire a lasciare andare sia i nostri desideri che, allora, Li Qing parlava di questo anche, del fatto che spesso quando ci troviamo a non fidarci della vita è perché in passato, cioè magari abbiamo vissuto una situazione in cui abbiamo cominciato a smettere di fidarci della verità, della vita, del cosmo, credere che se non siamo noi a impegnarci con tutte le nostre forze per ottenere quello che crediamo di volere, la nostra felicità ci verrà rubata. E tutto questo è quello che renderà la situazione sempre più complessa, sempre più difficile e sempre più pesante, sempre più emotivamente coinvolgente, non nel senso positivo del termine, quindi quando saremo completamente assuefatti e persi nel nostro sentire emotivo. E quindi anche tutto il discorso che Li Qing fa spesso della relazione con le altre persone, perché poi noi abbiamo magari la tendenza, come vogliamo trovare una soluzione per noi, quindi magari spingiamo per avere quella soluzione, possiamo rischiare di farlo anche con gli altri, cercare di spingere perché loro vadano in una determinata situazione, direzione, comprensione. Però il punto è che l'atteggiamento che dobbiamo avere con loro è lo stesso che secondo Li Qing il saggio o la vita ha con noi, ossia in qualsiasi momento, a prescindere da qualunque cosa abbiamo fatto fino a questo istante, se noi oggi cominciamo a seguire il nostro vero cammino, quindi il percorso corretto, diciamo, per ciò che siamo, la vita ci supporterà, sarà con noi, sarà contenta di questo, non ha fretta, non gli interessa cosa è successo fino ad adesso. Appena tu cominci a seguire quel percorso, la vita ti supporterà. E diciamo che l'unica cosa sulla quale non transige è il discorso di avere tutto quell'atteggiamento di cui abbiamo parlato tante volte, quindi di umiltà, di disciplina. Queste virtù dovrebbero essere affidabili, essere veramente presenti e impegnate nel portare avanti questo cammino e questo ascolto interiore profondo. Quindi è quello che dovremmo fare con noi stessi e anche con gli altri, quindi non spingere, non forzare la mano. E andando sull'aura soma, che vi dicevo era interessante rispetto anche a quello che dicevo della numerologia, la bottiglia si chiama Alzati e vai. Quello che ci fa vedere questa bottiglia, che ci dice, allora il rosso parla sempre di risveglio, il blu invece parla dell'ascolto della voce interiore, quindi è un risveglio alla voce interiore, infatti poi il blu è anche il colore del quinto chakra che parla di una purificazione, cioè qui possiamo ascoltare finalmente la voce, non le mille voci della mente, ma la vera voce interiore.
perché in realtà poi diventa una guida interiore. E infatti, tra l'altro, alzati e vai, cosa vuol dire? Vuol dire fai, vuol dire agisci, non prova, non esiste provare, fare o non fare, fare preferibilmente. Quindi spinge per questo. Tra l'altro, la bottiglia 29 è una bottiglia che dà grandissima energia, non è una cosa che è così risaputa, quindi ovviamente ho chiesto a Cristiana per Laura Soma, che ha una bella dose di conoscenza in questo senso, e lei appunto mi diceva che porta grandissima energia, soprattutto se utilizzata sotto i piedi, sotto la pianta dei piedi, aiuta moltissimo, per cui di nuovo ci spinge, ci dà la forza, le energie per credere e agire ascoltando la nostra voce interiore e ascoltando quello che appunto l'anima dice, quindi quel 9 del 29 che cerca di parlarci. Infine, guardando la carta dei tarocchi 11, quindi rimanendo sugli arcani maggiori, che è questa qui, si chiama la forza, ribadisce il concetto. Considerate che il leone rappresenta il nostro ego, mentre questa donna rappresenta l'anima, per cui vedete che lei riesce a controllare le fauci e a far sì che non morda. In realtà cosa ci dice? Che abbiamo la possibilità appunto di non lasciare che l'ego comandi, quindi le emozioni. Diciamo, se vi ricordate, la personalità, quindi l'ego, più o meno sono associabili, per cui il leone, che rappresenta la personalità, personalità è composta da emotivo, mentale e fisico o comportamento, per cui quando noi abbiamo la capacità di controllarli come anima, queste non saranno più trascinanti, portandoci fuori dal nostro cammino, percorso corretto, come lo chiama Li Qing, e questo appunto è importantissimo per riuscire a connetterci con quella voce profonda interiore che è sempre lì, è solo questione di connettere l'energia verso quella forma di ascolto piuttosto che quella che è automatica. In realtà la voce della mente parla continuamente, è difficile silenziarla o quantomeno non darle troppa energia, troppo retta. Bene, quindi io adesso vi leggerei rapidamente il Tao. 29 dice: credete di poter governare l'universo e migliorarlo? A mio parere non è possibile. Il mondo è un recipiente sacro che non si può controllare. Chi cerca di maneggiarlo lo rovina. Chi cerca di impadronirsene lo perde. Lasciate che la vostra vita scorra secondo natura. Sappiate che anch'essa è un recipiente di perfezione. Come nel respiro, l'aria entra e poi esce. C'è un tempo per avanzare e un tempo per retrocedere. Un tempo per muoversi e un tempo per restare fermi. Un tempo per essere attivi e un tempo per essere stanchi. Un tempo per sentirsi al sicuro e un tempo per essere in pericolo. Per il saggio, la vita è un cammino verso la perfezione, perché egli rifugge gli eccessi, le stravaganze e il fanatismo. Bene, è stato un piacere, come sempre, essere con voi. Adesso, per chi ha piacere, vi dico rapidamente i titoli dei libri che utilizzo, perché vedo che è una domanda che mi fate spesso, quindi io ho chiuso con l'energia della settimana. Se vi fa piacere ve li dico al volo, così potete segnarveli se volete. E allora, quello che utilizzo del Tao è di Wayne Dyer, si chiama La saggezza del Tao. Non ve lo faccio vedere perché lo vedreste al contrario, la copertina è questa, ecco, se dovete riconoscerlo, quindi La saggezza del Tao di Wayne Dyer, che è fatto molto bene. Bene, perché oltre al Tao in sé, quindi alla traduzione, che è una traduzione che viene dall'inglese, in realtà poi vabbè dal cinese all'inglese e poi all'italiano, quindi qui avreste il Tao e basta, e poi dietro c'è la spiegazione, cioè l'interpretazione che Wayne Dyer dà, che come vi ho accennato in qualche video, per me è stata preziosa in passato. Le prime volte che leggevo il Tao, leggere anche la sua interpretazione mi ha aiutato a comprenderlo, perché diversamente mi sembrava veramente molto poco chiaro, molto inafferrabile, non so come dire, erano concetti molto astratti, ecco. Poi invece il libro del Li Qing, sul quale baso buona parte dello studio, si chiama Guida al Li Qing, anche qua ve lo faccio vedere solo per la copertina perché poi è al contrario, di Carol Anthony. E anche questo qui è fatto bene, credo, ci sono delle belle spiegazioni, c'è la spiegazione generica dell'esagramma e poi entra nel dettaglio delle sei linee che lo compongono, però anche solo leggere le prime parole, insomma, dà un bel supporto, ecco,
come aiuto. Per quanto riguarda Laura Soma, in realtà ho anche un altro libro, ma lo guardo un pochino meno. Quello che guardo di più è questo qui, Laura Soma, guarire con le energie dei colori, delle piante e dei cristalli. Lo sto leggendo il contrario, che è anche di Mike Booth, che è il fondatore, non è il fondatore, non è vero, scusate, però adesso gestisce Laura Soma in Inghilterra, e quindi insomma sicuramente è affidabile. Purtroppo il libro arriva alla bottiglia, mi sembra 95, perché poi ne sono uscite di nuove, non hanno aggiornato il libro, però le descrizioni sono veramente fatte estremamente bene, quindi se vi fa piacere sia informarvi su come funziona il sistema Laura Soma, oppure utilizzate una bottiglia, volete capirla, avete piacere di cominciare a utilizzare le bottiglie, i prodotti, non per forza la bottiglia, ma anche le pomander, le quintessenze, sono tutti prodotti che Laura Soma mette a disposizione per supportarci. Tra l'altro, ve lo dico, se vi dovesse far piacere, Cristiana farà delle serate dedicate al supportare la nostra aura, quindi il corpo di luce, e darà qualche indicazione anche su come i prodotti Aura Soma possono supportare le diverse parti di questo corpo. Credo di avervi detto tutto, quindi come sempre è un grande piacere veramente essere con voi, vi ringrazio sempre per tutto quello che mi scrivete e per esserci, per le condivisioni, insomma vi mando un abbraccio grandissimo, vi auguro un weekend splendido, una settimana 29 crederci e agire, e a presto. Muah.